Allora, intanto vorrei ringraziare tutti, poi rispondo, ecco, naturalmente, tutti coloro che hanno parlato, prendendo questo libro da punti di vista diversi. Marco Collareta, Siro Ferrone, Nicola La Gioia rappresentano in fondo tre interlocutori ideali che ho avuto scrivendo questo libro. Da una parte gli storici dell'arte, è un libro di storia dell'arte, è un saggio scientifico, è un saggio che prova a dire delle cose nuove, come si fa, diciamo, all'interno del discorso un po' esoterico, purtroppo, delle discipline scientifiche. E voglio ringraziare naturalmente Marco. Io, quando ho iniziato a studiare storia dell'arte alla scuola normale, la matricola, Marco era lì come ricercatore, le sue lezioni erano fra le lezioni più impressionanti della scuola normale. Io ho imparato che esisteva un mondo straordinariamente denso che era la letteratura artistica, ciò che le immagini hanno suscitato per millenni in persone che hanno scritto di quelle immagini, ed è da quelle lezioni che si dipanano molte delle strade che portano fino a questo libro. Qui avere Marco Collareta qui è davvero un grandissimo piacere. Accanto agli storici dell'arte, la comunità più larga degli studi del Seicento, gli studi di Siro Ferrone sul teatro del Seicento sono gli studi di riferimento, e Bernini ha molto a che fare con il teatro in modi che sono caduti spesso nel mezzo fra la mia e la tua disciplina, in fondo, perché noi siamo molto più settoriali di quanto non fossero le cose che studiamo. E proprio il Bernini artista e il Bernini uomo di teatro hanno sperimentato spesso curiosamente una trascuraggine, e quindi per una sorta di delega di ciascuno di noi ai colleghi dell'altra parte del fossato, o invece una sovrainterpretazione, perché la categoria della teatralità per Bernini è stata usata. E Nicola La Gioia è uno scrittore straordinario, è appunto, come lui naturalmente ha detto, non ce l'eravamo minimamente detta, qualcuno che è portato continuamente ad avere a che fare con il potere. Sì, è vero che gli editori non sono come i cardinali del Seicento, però ci sono i giornali. Fabio, e lì il discorso aveva molte più analogie, diciamo, no? E immagino che fare il salone del libro sia qualcosa che ti porta a riflettere sui limiti della nostra libertà, e su quanto il potere, usiamo questa categoria un po' astratta, si frapponga fra l'artista in generale e il pubblico, perché questo è il punto anche, vero. Provo a rispondere alle tue domande. Perdonare Bernini. Allora, questo libro cerca di tirare fila, di chiudere 20 anni di convivenza. Io ricordo che Francis Haskell, che è un grande storico dell'arte inglese con cui anche mi sono formato, ironizzava su altre due mie maestre, Paola Barocchi, che ha dedicato tutta la sua vita a studiare Giorgio Vasari, Jennifer Montagu, Alessandro Legardi, diceva: non ti fidare di due studiose che sono state sempre fidanzate fedeli di un solo artista, e scherzava per dire, insomma, non esagerare, dedicarti troppo a un solo artista, devi... E allora, in qualche quel modo, è un libro che fa i conti con Bernini dopo una lunga convivenza. Bernini che dice di Borromini, alludendo a Borromini, è meglio essere un cattivo cattolico che un buon eretico, ed è da lì l'eresia, cioè Bernini usa questa parola, è il Bernini più, il Bernini peggiore evidentemente, più impressionante da questo punto di vista, che è stato anche qui risolto in modo aneddotico. Qualunque guida turistica ci dice che il Nilo ha la testa pelata perché non vuole vedere il crollo del campanile di Sant'Agnese, in realtà la testa pelata perché non se ne conoscevano le sorgenti, e in qualunque manuale di iconografia il Nilo ha la testa pelata per quello. E quindi è una cosa che è entrata nel senso comune, ma che forse meritava di essere smontata sulle fonti, non forse arrivando a un giudizio morale su Bernini, certamente pensando che, e questo è un punto fondamentale, Bernini ha campato 82 anni, cosa abbastanza normale oggi, non del tutto normale allora, ha fatto in tempo a convivere con altri Bernini superati. Cioè, uno dei temi del libro è il Bernini vecchio che guarda Bernini giovane, con un rapporto molto ambivalente. Cioè, forse la domanda è: Bernini si perdonava quando si riguardava? Quando lui va a Villa Borghese e dice, guardando le cose della giovinezza, quanto poco profitto ho fatto io nell'arte, se quando avevo 20 anni scolpivo il marmo così,
Uno dei problemi è che Bernini fa delle cose che sicuramente ha voluto fare, le ha fatte meravigliosamente, ha fatto il regista di grandi apparati, ma via via che andava avanti gli anni aveva sempre molto meno tempo per cimentarsi con il marmo, che era, per uno che nasceva con un nuovo Michelangelo, il banco di prova fondamentale. Insomma, si è tolto molte cose, si è tolto da solo molte cose per averne altre. Rispondo subito all'ultima domanda, che forse è la domanda cruciale, l'arte e la libertà. Allora, noi viviamo in un tempo in cui diamo per scontato che gli artisti debbano essere liberi e diamo anche per scontato che il conflitto, l'attrito sia una cosa negativa sostanzialmente. Uno dei titoli alternativi del libro a cui ho lungamente pensato è Bernini in conflitto, che mi sembrava avesse un senso. Se guardiamo le cose con più obiettività, dobbiamo vedere che è vero, esiste un processo di progressiva liberazione degli artisti e dell'arte dai vincoli della committenza, ma è anche vero che il prezzo che ha pagato per questa libertà è la sua totale irrilevanza. Lo dico in un modo che fa arrabbiare moltissimo i miei colleghi contemporaneisti, per non parlare degli artisti figurativi, ma se domani chiude un grande museo di arte contemporanea se ne accorgono soltanto quelli che ci lavorano sostanzialmente. Cioè l'arte figurativa o post-figurativa, quella che studiano i miei colleghi contemporaneisti, non riesce più a incidere sulla vita della gente come invece fa il cinema, per esempio, o la letteratura. Se si smettono di pubblicare romanzi, si smettono di fare film, molte persone se ne accorgono. L'arte contemporanea è totalmente libero e perciò totalmente irrilevante, perché non c'è più nessuno che, o pochissimi se non pochi eccentrici signori che lasciano totalmente liberi questi artisti come figli straviziati e tutto inconcludente alla fine, ma non c'è nessuno, o ci sono pochissime persone, non c'è più una convivenza pubblica tantomeno, che si aspetti qualcosa, non c'è più quella mediazione necessaria e conflittuale fra chi deve fare le cose e qualcuno che si aspetta che queste cose fatte, queste opere d'arte abbiano una funzione. Allora, in questo il 600 è un momento di snodo fondamentale. Il libro parte e sono d'accordo, se ci sarà una seconda edizione, come spero, cercherò di essere più, come dire, di chiarire ancora meglio, di mettere ancora meglio in guardia dal rischio che diceva Marco Collaretta alla fine del suo intervento. Cioè che si passi da un Bernini integrato a un Bernini apocalittico senza mediazione. E questo è un rischio. Bernini è e rimane il Bernini del Colonnato di San Pietro, della cattedra di San Pietro, della Montana dei Fiumi. Il punto è inserire degli elementi di problematizzazione. È vero che Urbano VIII è stato un padre per Bernini. Il punto è quale rapporto figlio-padre è. Del tutto sereno ed esente da conflitto. Nessuno nega questa paternità, ma finora questa paternità è stata raffigurata come una paternità non reale, cioè senza conflitti. Però io non so se conoscete un rapporto padre-figlio senza conflitti, io no. E questi conflitti sono stati in gran parte nascosti, ma sopravvivono in una serie di spie testuali, soprattutto, quando uno prova a connetterle, tra le epigrafi del libro c'è una che allude a un libro di John Sherman, un libro per me fondamentale nella formazione che prendeva a sua volta il titolo da Kasawa, cioè solo connettere, il lavoro dello storico, il lavoro di colui che interpreta è connettere le cose, non tanto metterci del proprio, ma provare a connettere le cose. Allora, se si connettono le cose, questi segni di conflitto esistono. E naturalmente il punto era provare a reagire a una tradizione che arriva fino a noi, per cui lo dico un po' scherzando, e poi ho la parola a Fabio per altre domande. Bernini, alludo soprattutto alla storiografia artistica degli anni 50. Bernini era il grande artista dei papi, il grande artista dei gesuiti e, in linguaggio degli anni 50, un grande artista democristiano. E Caravaggio, invece, era un grande artista comunista e rivoluzionario. Lo dico, come dire, esagerando, ma non tanto, perché il Caravaggio di Roberto Longhi dei primi anni 50, che è il Caravaggio della grande mostra milanese, è un Caravaggio che Longhi chiama un artista popolare, che guarda attraverso il neorealismo. Pasolini era stato a lezione da Longhi molti anni prima, è un Longhi che in quel momento si iscrive al Partito Comunista, è un Longhi che fa scrivere l'introduzione al classico dell'arte di Caravaggio a Renato Guttuso, diciamo, è questo il clima che c'è. Allora,
in una, questa storiografia, ora questa è la forma più semplificata, ma nei migliori, nei testi ancora, che ancora oggi fondano giustamente la nostra lettura del Seicento artistico italiano, penso al libro più importante di uno dei migliori allievi di Roberto Longhi, Giuliano Briganti, il libro su Pietro da Cortona della pittura barocca. Giuliano Briganti dedica un intero libro a Pietro da Cortona, che è, diciamo, un compagno di nidiata, di cucciolata di Bernini, è un altro artista toscano da Cortona, che viene su nei primi anni 20 sotto il pontificato di un grande fiorentino che è Maffeo Barberini, Urbano VIII, dedica tutto il libro a Pietro da Cortona e alla pittura barocca, ma sente il bisogno di dire in introduzione che Pietro da Cortona è stato un grande artista, ma non appartiene a quella linea fondativa della modernità che da Caravaggio porta attraverso Velázquez a Manet e alle avanguardie dell'arte moderna. Perché, dice Briganti, Pietro non dette alla società del suo tempo più di ciò che quella società si aspettava. E poi dice, Bernini bisognerebbe discuterne. E il punto è che secondo me non se n'era mai discusso poi, in fondo, in questi termini. La domanda è, in una genealogia della modernità in cui Caravaggio ha un ruolo così importante, Bernini c'entra o non c'entra? La risposta di Briganti era molto dura. Il barocco italiano ha, se lo vediamo in prospettiva storica, porta solo, lui diceva, la più tronfia pittura ottocentesca. È proprio così? O anche Bernini ha avuto un conflitto che l'ha in qualche modo avvicinato, apparentato a questa sequela? Non si tratta di cambiare l'immagine di Bernini, ma di renderla più complessa, più contraddittoria, più ricca al suo interno e anche appunto di valutare nella sua lunga durata, 80 anni, 60 dei quali passati a fare quello che Francis Haskell definiva il dittatore artistico di Roma, 60 anni di una cosa del genere va forse raccontata anche valorizzando e sottolineando le contraddizioni interne fortissime che ci sono e anche le tensioni. Appunto, senza dimenticare che questo babbo, questo Maffeo Barberini, a sua volta attraversa varie fasi. C'è una fase iniziale molto aperta in cui tutta l'Europa cristiana guarda a questo nuovo papa poeta, e vero poeta, non poeta da operetta come, non so, come Dario Franceschini può essere un romanziere, diciamo, una cosa buffa, ma uno, come dire, poeta vero, cioè un poeta che, se uno fa la storia della letteratura del Seicento, lo faccio mettere nell'antologia, forse il migliore poeta latino del Seicento europeo, e che però a un certo punto, come dice Fulvio Testi, grande suo amico e grande scrittore, a un certo punto si impapa, cioè diventa, usa questa parola Fulvio Testi, non letta, poi a un certo punto, durante un colloquio, si è impapato, cioè ha smesso di parlare con me come parlavamo prima, quando eravamo due poeti, e ho visto di fronte a me il Papa. È il momento in cui si decide la sorte di Marino, veramente il più grande poeta italiano, il grande poeta europeo, che viene messo all'indice con il suo capolavoro con la Donna, e che finisce malamente parendo abbiurato con l'abitino del penitente, il cielo in mano, dai Domenicani della Minerva. Galileo, la fine che fa Galileo la sappiamo tutti, e si decide, e la decide sempre Urbano. Ora c'è un momento pazzesco in cui Urbano ha in mano le sorti dei tre più grandi italiani del suo tempo, cioè appunto Bernini, Marino e Galileo. Bernini si salva per la cosa che ha detto Marco Collaretta, cioè perché le immagini sono bilingue, e sono rarissimi i casi di artisti condannati, rarissimi, anche se ci sono degli atti preziosi, il processo Paolo Veronese dell'Inquisizione è un testo piuttosto impressionante, ma si salva anche, io credo, perché Bernini accetta di cambiare. Il fatto che la prima opera del pontificato non rappresenti Apollo e Daphne, cioè un tentativo di stupro sostanzialmente talmente realistico e talmente sconvolgente che anche un cardinale non di 100 anni prima o di 50 anni prima, ma contemporaneo, un manuale italiano, francese, che era noto come il Borromeo della Francia, che somigliava un po' al cardinale Federico, addirittura San Carlo, si sconvolge, si sconcerta. L'opera dopo è Davide, il poeta cristiano, il poeta sacro, diciamo, il poeta sacro per eccellenza, con un cambio di registro da cui non si tornerà indietro. Quando un fotografo dei nostri tempi, David
di La Chapelle fa una variante della Santa Teresa di Bernini con Angelina Jolie in estasi, diciamo così, a cosa coglie? Coglie e restituisce con gli strumenti automatici degli artisti, che sono diversi da quelli storici dell'arte, spesso anche più acuti, secondo me coglie il fatto che alla fine appunto Daphne abita ancora nel saio di Santa Teresa, il che non vuol dire che Bernini fosse eredito, perché se uno prende l'istoria di Subita di Teresa e il racconto della trasverberazione, si capisce perché i confessori avessero le mani nei capelli, perché insomma non c'era dubbio. Su Stendhal dice di fronte a Santa Teresa, dai, se questo è l'amore spirituale so di che si parla. E tutti l'avevano capito, però diciamo un conto era sentirlo raccontare, un conto era vederlo rappresentato da Bernini, e lì se si raccolgono le fonti contemporanee si vede che molti contemporanei si ponevano i problemi che ci poniamo oggi. Da questo punto di vista c'è un testo in particolare, un testo satirico molto divertente, molto complicato, che si chiama così, Il Costantino messo alla Bernina o Berlina sulla porta di San Pietro. Non sono riuscito a capire chi sia l'autore, è un testo noto, ma non era mai stato pubblicato tutto, credo che sia un toscano, forse un maremmano, forse addirittura un albano, ma bisognerà continuare a studiare, che dice di Bernini più o meno le cose che si diceva di Caravaggio molti anni prima. Ed è un momento, gli anni 70 del 600, in cui esce la più importante biografia di Caravaggio, quella di Giovan Pietro Bellori, e quindi è un momento in cui si continuava a riflettere su Caravaggio. Dunque, è il tentativo di riannodare tanti fili che paradossalmente erano stati spezzati dalla storiografia del Novecento per certi versi, e che forse tornando al Seicento con altri occhi si possono provare a riannodare, non per recuperarmi radicalmente, che smentisca radicalmente quello che abbiamo studiato, che avremmo voluto studiare sui manuali di scuola, se la storia dell'arte esistesse nelle scuole italiane, diciamo così, ma per come dire, per renderlo più complesso, come più complessa è la storia.